perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Eccoci qui, ben ritrovati a questa nuova pillola del coraggio di ogni giorno. Il coraggio che è anche quello degli studenti universitari, oggi laureati in giurisprudenza, e che hanno fatto camminare sulle proprie gambe le idee di uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È per me un piacere avere in collegamento da Genova Simone Botta, che io ringrazio. Ciao Felice, grazie a te per l'invito. Grazie Simone. Simone è un laureato dell'Università di Genova in giurisprudenza, oggi anche praticante avvocato, e in realtà quando hai iniziato, Simone, il tuo percorso universitario, hai anche fondato un'associazione, è stata l'associazione Idee Giovani Unigee, che ha avuto come priorità principali all'interno dell'Università di Genova quelle relative alla diffusione della cultura della legalità tra le nuove generazioni, tra gli studenti universitari. Perché sentire forte una tematica come quella della legalità, dell'impegno sociale e civico degli cittadini, degli studenti, anche in un'università così al nord come appunto Genova, magari immaginando che spesso questo possa essere un problema che riguardi solo regioni del sud Italia? Ma a questa domanda si risponde abbastanza semplicemente, perché la mafia, lo sappiamo, esiste anche al nord, esiste e insiste con violenza anche in Liguria, con prepotenza. Diversi processi lo provano, lo giustificano, alcuni si sono conclusi anche con sentenze di condanna piuttosto pesanti nei confronti degli imputati. Una criminalità organizzata molto legata ai cosiddetti colletti bianchi, agli appalti, al movimento terra, alla gestione dei rifiuti. Poi certamente attività diciamo di rango, per così dire, inferiore da un certo punto di vista, lo spaccio di sostanze stupefacenti e così via. L'esigenza nasce proprio perché, questo noi lo sappiamo, i giudici lo sanno, la magistratura lo sa, però in Liguria e forse un po' al nord questo rischia di restare un po' dentro le aule giudiziarie e con difficoltà diciamo la gente ne prende coscienza, e di qui allora il tentativo, talora anche vincente, io mi permetto di dire, di sensibilizzare la società civile, gli studenti per primi, e poi pian piano con un cammino di apertura dell'università verso la città, verso il territorio, anche coinvolgendo appunto non solo le istituzioni cittadine e regionali, ma anche proprio la cittadinanza stessa, con eventi rivolti alla cittadinanza per fare informazione non solo nei confronti degli studenti, della comunità accademica, ma anche appunto nei confronti della gente, per così dire, comune, di quelli che fanno il loro lavoro, però magari non conoscono appunto queste realtà e queste problematiche che feriscono anche il nostro territorio. Appunto. Simone, voi avete svolto nel corso degli anni anche vari eventi con anche testimonianze preziose di chi è impegnato quotidianamente nella lotta contro la criminalità organizzata e la mafia. Penso al giudice Antonino Di Matteo, penso a Salvatore Borsellino. Ecco, stiamo vedendo anche alcune immagini. Quale pensi sia oggi la percezione che uno studente della Liguria ha della mafia? Che cosa significa oggi mafia per uno studente del Nord Italia, della Liguria, di Genova? Mi fa piacere che tu abbia citato alcuni eventi, così momenti di incontro che abbiamo realizzato in questi anni, a partire diciamo dal 2015. Qui sopra, tra l'altro, ho l'agenda rossa di Paolo Borsellino, o meglio, il libro che suo fratello Salvatore ha scritto per ricordare i fatti che hanno toccato suo fratello e il giudice Falcone, che è un po' il simbolo, no, di questa ricerca della verità e della giustizia. E cosa significa oggi? Beh, per un ligure, io penso che da allora, dal 2015, quando abbiamo cominciato noi come associazione universitaria, ma lo dico
non è finto umilismo, bisogna riconoscere i meriti di tutti, insieme a Libera, insieme al movimento delle agende rosse, appunto, e indubbiamente col sostegno dell'Ateneo, secondo me sono stati fatti dei passi importanti verso una presa di coscienza più forte, quella che dicevo mancava, forse ancora manca in parte, ma un po' si è sopperito, secondo me, nel nostro territorio. Ultimamente poi stiamo anche iniziando a collaborare un po', chiedo scusa, con la Commissione regionale antimafia, il cui presidente Roberto Centi è un amico e ottimo collaboratore, no? Un altro appassionato di verità e di giustizia. Oggi l'Università di Genova sempre più cerca la verità, cerca la giustizia e si fa promotrice delle voci degli studenti, ma di tutti quanti veramente vogliono ottenere questo, verità e giustizia. Lo abbiamo anche scritto in occasione del 25esimo anniversario delle stragi su una targa che abbiamo posto fuori dall'aula magna del nostro Ateneo, nel palazzo proprio del rettorato. Lì campeggia una targa dedicata ai giudici Falcone, Morvillo e Borsellino, agli agenti delle loro scorte, tutti ricordati con i loro nomi, per la verità e la giustizia. Ecco, questo è ciò che più preme oggi, secondo me, così, sia nella comunità accademica e confido anche tra le mie concittadine e i miei concittadini. Simone, tu sei molto attivo in realtà poi anche in quella che è la vita della Chiesa lì a Genova, una diocesi importante che vede appunto l'arcivescovo emerito, il cardinal Bagnasco, passato presidente anche della conferenza episcopale italiana. Quanto è stata importante la fede anche all'interno di questa tua attività, all'interno di questo tuo impegno attivo nella vita sociale, nel tuo impegno quotidiano anche su questi temi, quale appunto quello della diffusione dei valori della cultura della legalità? È un'altra bella domanda questa. Tra l'altro hai citato il cardinal Bagnasco, con cui ero proprio ieri in territorio savonese. Tu dici bene, Felice, io vivo molto anche l'aspetto così ecclesiale in ambito genovese, ma la mia diocesi di origine è quella di Savona, in cui ancora oggi ho qualche funzioncina che svolgo accanto al vescovo. Che ruolo ha avuto? Beh, un ruolo importante. Forse in tutto questo una delle frasi più importanti che io ricordo e che faccio mia anche in questo impegno, diciamo così, per cercare insieme ai miei amici di divulgare la cultura della legalità, del giusto, è sicuramente una frase del mio parroco storico, diciamo, ormai non lo è più da qualche anno, però lui mi ha sempre detto che nella vita bisogna fare bene ciò che si fa, il proprio lavoro, studiare, stare bene nelle relazioni amicali, familiari, affettive. Ecco, io credo e mi pare che anche la frase che introduceva un po' questo nostro incontro nella sigla fosse proprio un po' questo, cioè fare bene ciò che siamo chiamati a fare. Ecco, questo è indispensabile anche nel contrasto al fenomeno della criminalità organizzata e indubbiamente la fede a me, ma penso a tanti come me, ha aiutato a scegliere tra ciò che è più giusto e ciò che è più facile, tra ciò che è meglio e ciò che non è così bene, anzi è una scorciatoia, ma che spesso comporta dei compromessi, ecco, non solo eticamente ma anche appunto umanamente difficili da digerire, quindi a volte è più difficile magari seguire la via che c'è anche indicata dal Vangelo, però sappiamo che è la cosa giusta da fare. Grazie Simone per questa tua testimonianza, grazie per essere stato qui con noi. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Coraggio di ogni giorno, alla prossima pillola.
credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me. E so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare.